vuole giocare a far la moto questo Honda Integra, un 750 centimetri cubici di cilindrata, 55 cavalli e alcune soluzioni rubate al mondo delle moto. Innanzitutto vediamo l'estetica, questa livrea classica bianco con rosso e blu che abbiamo ormai visto in tutte le salse, su tutte le moto di tutte le dimensioni. Oltre all'estetica però c'è di più, ci sono anche dei consumi davvero record per questo maxi scooter, consumi che vanno intorno ai 30 km con un litro. Questo significa che con il serbatoio è abbastanza enorme, 14 litri di questo Integra, potremmo fare quasi 400 km, quindi davvero un'autonomia da auto, un'autonomia che su questo scooter ci permetterà anche di fare qualche viaggettino fuori porta senza preoccuparci di fare il pieno. Caratteristiche sono il cambio a doppia frizione, il dual clutch che qui Honda ha in mostra su vari modelli. Troviamo anche la possibilità di usarlo sia in manuale che in automatico. Possiamo vedere il selettore del cambio proprio sulla parte destra delle manopole. Cosa abbiamo inoltre? Bauletto da 45 litri incluso di serie, qui su questo modello non è montato. Abbiamo, scusate, l'ABS, anche questo di serie, e soprattutto un'altra caratteristica rubata un po' al mondo delle moto, le leve del freno regolabili, vediamo sia quella a sinistra che quella a destra ovviamente. I colori sono quelli che vediamo qui, quindi il bianco, rosso e blu della livrea un po' più sportiveggiante di Honda. Caratteristici anche questi cerchi in oro, veramente tamarri ma azzeccati se messi in combinazione con la solita livrea bianca, rossa e blu. Abbiamo già detto ABS di serie, abbiamo detto gli ottimi consumi, quindi si tratta di uno scooter che non passerà inosservato, soprattutto con questa colorazione. Uno scooter abbastanza pratico, ci sono anche i vani nel retro dello scudo, c'è il bauletto, ci sono le maniglie per il passeggero posteriore, insomma un scooter particolare per chi vuole differenziarsi dalla massa con qualcosa di più vicino al mondo delle moto. Con questo è tutto, con Honda Integra 750, un saluto a tutti i lettori di HD Motori da Ironman.